Ciao a tutti, bentrovati! Oggi parliamo di recensioni. A tutti quanti fa piacere avere delle recensioni. Per quale motivo? Sono un mezzo a nostra disposizione per far vedere alle persone che ci seguono quanto siano apprezzati i nostri lavori dai nostri clienti. Il fatto di avere quindi tante recensioni positive, ovviamente fa del bene al nostro business, alla nostra attività. Ecco qual è il motivo per cui ci conviene anche averne. Spesso però capita che, nonostante i nostri clienti siano soddisfatti del materiale, dei prodotti che hanno ricevuto, non ci lasciano nessuna recensione. Cosa fare quindi per riuscire ad ottenere una vera recensione da parte loro? Beh, la prima cosa da fare è ovviamente chiedergliela, ma quando? Beh, si può fare in vari momenti del processo di vendita. Uno di questi è nel momento in cui viene confermato l'acquisto e quindi ci si approssima a spedire il prodotto che è stato richiesto. In questo momento possiamo dargli tutte le informazioni che sono relative alla spedizione del materiale che ha ordinato, ma possiamo anche chiedergli di lasciarci poi una recensione o comunque dirgli che ci farebbe molto piacere ricevere una sua opinione riguardo il nostro operato, quindi il nostro lavoro e il modo in cui abbiamo gestito il suo ordinativo e la sua richiesta. Ovviamente poi potrà fare la recensione sia in modo formale, quindi lasciando un giudizio fatto di stelline con un commento, sia sulla nostra pagina di Facebook, sia ad esempio sul nostro shop di Etsy. Qualora non volesse anche fare in questa maniera formale, la recensione si può fare anche in modo informale attraverso il proprio profilo di Facebook oppure Instagram, oppure attraverso un sano passaparola. Chiaramente in questa maniera informale non è detto che noi riusciamo a conoscere la recensione. Comunque è qualche cosa che noi gradiamo e di cui appunto informiamo il nostro cliente. Un altro momento in cui si può richiedere la recensione è nel momento in cui viene aperto il pacco, quindi viene ricevuto da parte del cliente l'oggetto che ha ordinato. In questo caso noi dobbiamo pensarci prima, quindi inseriamo all'interno del pacchetto con cui spediamo il nostro oggetto anche un bigliettino in cui chiediamo una recensione e diamo anche tutti gli estremi per poter lasciare la recensione, quindi gli indichiamo dove poterla lasciare e se ci sono delle modalità particolari che abbiamo ad esempio predisposto sul nostro sito. Dobbiamo rendere innanzitutto molto semplice questo lavoro di recensione, è un lavoro in più che chiediamo al cliente e che non è necessario che il cliente faccia, quindi di fatto è un favore che gli chiediamo. Ecco, cerchiamo di rendere questo suo favore il più semplice possibile. Non facciamoglielo ovviamente passare come un suo dovere, perché non è assolutamente un dovere, anzi gli faremmo anche passare la voglia che ha di commentare positivamente quello che ha ordinato. L'altro modo in cui le recensioni di solito arrivano è in via privata, attraverso proprio una comunicazione diretta e privata appunto che abbiamo con il cliente. Il cliente ha ricevuto quello che gli abbiamo spedito, ci avvisa che ha ricevuto tutto quanto e a quel punto gli possiamo chiedere, se già non ce lo dice lui, che cosa ne pensa. Questo commento che ci lascia in via privata è comunque una recensione. Possiamo in quel momento chiedergli se gli va di pubblicare anche la recensione in modo più formale attraverso il nostro shop di Etsy, il nostro sito oppure la pagina di Facebook, però possiamo anche chiedergli se possiamo screenshottare, quindi fare una fotografia del suo commento o della lettera che ci ha mandato, della mail che ci ha mandato, in modo da poterla poi pubblicare direttamente noi sulla nostra pagina piuttosto che su un album che riserviamo proprio alle recensioni.
Se ci dà il suo ok, a quel punto possiamo fare effettivamente la fotografia. Ricordiamoci di chiedere sempre l'autorizzazione anche ad usare il suo nome, nome e cognome possibilmente, perché qualora non fosse possibile dovremmo oscurare appunto questo dato se compare. Il fatto di aggiungere il nome può essere importante proprio perché dà validità e credibilità a questa recensione. Non sono parole scritte da noi, ma sono parole scritte da altri, e con il nome e il cognome testimoniamo che questa cosa è vera. Anche nel momento in cui una persona decide di lasciare la sua recensione formale sulla nostra pagina di Facebook oppure sul nostro shop di Etsy, chiediamogli comunque di poter fare una fotografia ai commenti che ci lascia privatamente. Diciamogli anche quali sono quei commenti che ci interessano. Per quale ragione do questo consiglio? Per il fatto che di solito le persone, quando ci parlano privatamente, sono molto più aperte, calibrano di meno le parole, ci vogliono far passare proprio i loro sentimenti, il loro stato d'animo, il loro entusiasmo, proprio dovuto al fatto che sono contenti di aver ricevuto quello che hanno ordinato. Questo modo di scrivere così aperto, così spontaneo e pieno di energia ed emozione è un modo davvero potente, davvero ricco, che fa trasparire emozioni e le fa arrivare anche alle persone che leggono. Quindi il fatto di avere una recensione formale, dove invece le parole vengono più meditate, più calibrate, più ragionate, va bene, però può togliere un po' di quella energia, di quell'entusiasmo spontaneo che invece tanto conquista e tanto dà valore al vero sentimento che la persona ha provato. È questo il sentimento che noi vogliamo che anche le altre persone riescano a cogliere, perché è proprio quella la soddisfazione che noi vorremmo che anche loro provassero e che quindi li stimolerà a fare anche loro il loro acquisto presso di noi per sentirsi contente nella stessa maniera. Ricordiamoci quindi che abbiamo 3 opportunità per chiedere una recensione: nel momento in cui stiamo confermando l'ordine, nel momento in cui prepariamo il pacchetto con cui spediremo tutto quanto il nostro lavoro, e nel momento in cui i nostri prodotti arrivano a casa del cliente e il cliente apre il suo pacchetto ed è soddisfattissimo. Io spero che questi consigli possano aiutarti a mantenere un bel rapporto con i tuoi clienti, a migliorarlo anche da qui in avanti, se non avevi mai pensato di chiedere in modo esplicito delle recensioni. Di solito io ti dico che sono molto felici le persone di dire quello che pensano, e quindi anche dare una recensione può essere una cosa positiva per loro e può anche essere la dimostrazione del tuo interesse riguardo il loro modo di pensare e la loro opinione. Spero quindi che metterai a buon frutto questi consigli, e se ne vuoi altri ti consiglio di continuare a seguirmi sulla mia pagina di Facebook, su Instagram e ovviamente su www.creede.com. Iscriviti anche alla newsletter sul mio sito, perché in quella maniera riuscirai ad avere dei contenuti che io riservo esclusivamente a tutti gli iscritti alla mia mailing list. Ti aspetto, ti mando un grande abbraccio, un bacio, a presto, ciao!